Ciao a tutti e benvenuti nel nostro magico mondo musicale. Io sono Dino Scordino e questa è Release of the Day. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube PA74 Music, ma soprattutto di attivare la campanella. Ok, ci siamo pronti a presentarvi dei meravigliosi compagni di viaggio, cantanti, gruppi e artisti musicali in generale. Eccoci qua, ma quanta bella gente, ma chi è codesta artista che mi è davanti agli occhi questa sera? Dai, diciamo subito il nome, così partiamo a bomba. Ciao, buonasera, io sono Chiara Blu. Chiara Blu, nome che approfondiremo dopo. Come va, tutto bene? Tutto benissimo, grazie. Allora, sicuramente partiremo con delle domande, ci riscalderemo un pochettino per capire tutto il tuo mondo musical e no, ok? Per cui, subito, i nostri fan vogliono sapere da che zona vieni. Allora, io sono originaria del Lazio, sono originaria di Rieti, sono nata in Svizzera in realtà, ma poi ho vissuto a Rieti per almeno la metà della mia vita, poi sono stata un po' a Roma e adesso sono in pianta stabile a Milano. Ah, che bel giretto che ti sei mica poco, un pochino un po' vagabonda. Fantastico. Allora, tagliamo con un'altra domandina. L'ultima canzone che hai ascoltato? L'ultima canzone che ho ascoltato, guarda, ci casca proprio a pennello, Vagabunda di Mannarino, ultimo disco di Mannarino. Oh, fantastico, molto bene, piaciuta, Molto, molto. Io grande fan di Mannarino, mi piace molto sempre la sua poetica e la sua visione delle cose. Sì, particolare, sicuramente. Andiamo un po' sul cinema, Che l'ultimo film invece che hai visto? Ultimo film che ho visto, ho rivisto l'altra sera, Ray, il film su Ray Charles. Alla, insomma, non ti stacchi dall'ambiente musicale. Vediamo se anche qua ti stacchi. La serie TV preferita? Sto rivedendo con grande amore Suburra. Là, beh, insomma, siamo un po' uno da una parte e uno dall'altra, ma va benissimo. Va benissimo. Allora, chiudiamo queste domandine sul tuo piatto preferito. Oh, piatto preferito, piatto di casa. Pasta alla matriciana. Oh, meraviglioso. Sì, molto buono, molto buono. Andiamo un po' nel dettaglio invece sul tuo lato artistico. E dai, dici, quali artisti ti hanno influenzato di più? Oddio, allora, il mondo latino mi ha influenzato sempre tanto e ti racconto questa cosa. Tu devi sapere che nella mia famiglia, come tantissime famiglie italiane, c'è una storia di emigrazione e quindi nella famiglia, nel ramo, diciamo, di mia madre e di mia nonna, i fratelli di mia nonna emigrarono in Brasile. Quando io ero molto molto piccola, i miei cugini brasiliani vennero a trovarci e mi regalarono il primo CD della mia vita. E questo CD era un CD di Marisa Monci. Roba. Quindi Brasile sicuramente in un lei, sicuramente lei che mi ha per prima avvicinato a questo mondo meraviglioso che è il mondo latino e quindi delle sonorità brasiliane. Altri artisti, Ornella Vanoni, nettamente, e poeticamente direi Lucio Dalla e direi anche Roberto Vecchioni. Beh, un mix che affascina sicuramente, e poi scopriremo, vediamo tutte queste influenze che cosa hanno creato lo vedremo alla fine di questa mini intervista. Andiamo sul dettaglio. Allora, quale palco, festival o concerto hai avuto la tua esperienza più bella fino adesso? Oddio, ognuno, penso che questa è una risposta che ti danno in molti, perché poi ognuno ti dà una dimensione diversa, no? È un'emozione diversa, quindi è anche molto difficile
compararli, però ti posso dire sicuramente che una delle esperienze più belle della mia vita è stato il Bianca da Ponte, che è questo premio per cantautrici, un premio molto particolare, molto, secondo me è unico in assoluto nel suo genere in Italia e forse anche all'estero, perché quello che i genitori di Bianca, quindi Gaetano in particolare, è riuscito a fare nel trasformare un grandissimo dolore nella perdita di questa figlia, insomma, amatissima e bravissima, in una grandissima opportunità per tante altre giovani ragazze che sono delle piccole bianche, credo che sia veramente qualcosa che non ha termini di paragone nell'amore, nell'ispirazione con cui è fatta questa manifestazione. Ti ha coinvolto emotivamente sotto questo aspetto? Sì, grandissimo coinvolgimento emotivo, e proprio il sentirsi parte di una grande famiglia. Chiunque, forse solo le persone che fanno il Bianca da Ponte o che partecipano, certo, in qualche modo lo riescono ad assaporare, però poi parlandone insieme tutti diciamo un po' la stessa cosa, che è qualcosa che va un po' oltre all'essere un semplice premio. Prima invece stavamo parlando in backstage di un altro piccolo passo che insomma è importante, dai, raccontacelo, un festival come di adesso. Assolutamente, perché quest'anno siamo stati l'album che è uscito ad aprile, che si intitola Indifesi, è stato nella cinquina del Tenco di quest'anno, nella categoria miglior opera prima, quindi miglior album d'esordio. Fantastico, qua dovrebbe partire l'applauso, vediamo la regia se poi ce lo mette. Sì, no, è stata un'emozione gigante, perché in realtà io non me l'aspettavo assolutamente, e ero a fare una prova costume, diciamo, per degli spettacoli che dovevo fare quest'estate, e il mio ufficio stampa continuava a chiamarmi e io continuavo a dire vabbè, ma adesso la richiamo, e lei mi continuava a chiamare. A un certo punto ho detto vabbè, le rispondo, perché sarà qualcosa di molto importante, certo. E dall'altra parte ho sentito: ciao Chiara, guarda, non so come dirtelo, però siamo in cinquina al premio Tecco. Stato... Sì, poi io proprio non lo mettevo proprio in conto, perché quest'anno veramente c'erano dei nomi grandissimi, esatto, come opere prime, quindi insomma era un grandissimo sogno, ma sai, insomma, non ci credi finché non succede. Il sogno si avvera ogni tanto, sicuramente. Sì. Ascolta, adesso una domandina un po' delicata, nel senso che in tanti ci sono caduti su questa domandina. Dai. Vediamo se anche tu, vedi che già ti stai mettendo. Cosa ne pensi dei talent show? Cosa ne penso? Ne penso che possono essere una buonissima strada, a seconda dell'obiettivo che tu hai, a seconda della musica che fai, di dove ti vuoi collocare, e soprattutto se sei molto molto già strutturato. Quindi se io dovessi essere il consigliere di persone che vogliono farlo o non farlo, gli direi di farlo solo nella misura in cui il loro progetto sia veramente già molto strutturato, sia da un punto di vista musicale, artistico, ma anche di staff che li circonda. Seguite i consigli di Chiara Blu, allora dovremmo intitolare. Va bene, in effetti questa è una rubrica, ne apriremo una nuova. La posta di Chiara Blu. Di Chiara Blu, potrebbe essere una buona idea. Pensateci. L'annotiamo. Chiara Blu, Chiara Blu, e allora dai, svelaci da dove è origine il tuo nome artistico. Questo nome, quindi questa connessione con questo colore, viene da la conoscenza con un artista. A un certo punto della mia vita sono entrata in contatto con questo artista che faceva questi disegni con la penna Bic Blu, e questo artista parlava di questo colore, aveva scelto questo colore perché raccontava di come il blu fosse il colore che sta in quel momento tra il sonno e la veglia, dove le cose si trasformano e si evolvono e possono cambiare. E siccome questo progetto per me è sempre stato un progetto in evoluzione, io stessa come artista sono un artista in evoluzione, perché se c'è una cosa che mi piace è fare ricerca e sperimentare nuove dimensioni e nuovi mondi, e quindi mi sembrava molto appropriato e mi piaceva, era di buon augurio per quello che volevo fare.
Beh, sicuramente dai risultati sì, è stato ed è di buon augurio, va benissimo. Per fortuna sì. Beh, allora, visto che sei un artista tutto tondo, una cantautrice, dai, dici un po' dove parte questo processo creativo quando scrivi una song, dalla musica, dalle parole. Vediamo un pochino il tuo lato. Allora, ti dico, non c'è uno schema, io non ho uno schema, perché la mia musica di solito nasce da un'urgenza, un'esigenza, anche se si prova anche a scrivere quando non c'è quell'urgenza imminente, impellente, perché è importante comunque farlo. Di solito quando c'è quell'urgenza tutto viene fuori insieme, tutti i brani che hanno avuto quel sentimento sono nati tutto insieme, musica e testo insieme. Però mi è capitato anche di scrivere sulla musica e mi è capitato anche di partire da un'idea di testo e da lì iniziare a creare una melodia e poi mescolare le due cose. Quindi no, non ho uno schema preciso. Fantastico, artista a 360 gradi. E a 360 gradi sarà la domanda che mi dovrei preparare, mi dovrei mettere un po' così, perché è una domanda filosofica. Mi piace. In che cosa credi? Credo fortemente nell'autodeterminazione dell'essere umano. Questo è quello in cui credo. Credo nella possibilità di crescere, di cambiare, di evolverci. Credo che sia questa la motivazione per cui siamo qua. Partire da un punto per arrivare ad un altro, al nostro interno, nella nostra vita, in quello che siamo, anche in quello in cui crediamo. Quindi sì, credo molto in questo, nell'essere umano e nella sua capacità di evolvere. Quindi nell'evoluzione dell'essere umano, a prescindere dal suo credo religioso, sì. No, insomma, tanto sì. Per intendere. Credo che la spiritualità poi alla fine si riunisca tutta in un unico punto. Se noi guardiamo, se leggiamo i vari testi sacri, piuttosto che i vari trattati filosofici, poi alla fine tornano tutti alle stesse domande, che sono le domande che si fa l'uomo. E quindi... Meraviglioso. Benissimo, benissimo. Adesso ti voglio mettere a tuo agio. Bene. Non è vero. Canta 15 secondi di un brano che ti piace e ti viene in mente. Free. Ah, Dio, che difficile. Sai che la domanda canta qualcosa, forse è la domanda che i cantanti odiano più in assoluto. Ed è per questo che noi la facciamo, dopo quella dei talent show, eccoci qua. Allora ti canto... Dicen que por las noches no más se eleva en puro llorar. Dicen que no comía no más se eleva en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Oh, applausi! Molto, molto bene. Dai, diciamo che le domande l'hai superate egregiamente. Adesso facciamo il domandone finale e poi una sorpresina per i nostri fan. Allora dai, parlaci del tuo ultimo lavoro musicale e dei tuoi piani futuri. Allora, come ti dicevo, ad aprile abbiamo pubblicato questo album, che è appunto il mio album d'esordio, che si chiama Indifesi, si intitola Indifesi. È un album che è un viaggio in realtà all'interno di me stessa, ma poi da un certo punto di vista all'interno dell'essere umano e alla fine io ho deciso, uno dei brani dell'album si intitola Indifesi, ma la scelta di chiamare l'album Indifesi è stato proprio per rimarcare questa necessità di ritrovare la nostra delicatezza, la nostra fragilità, perché purtroppo noi viviamo veramente in un mondo che ci porta sempre e continuamente verso la performance a tutti i costi, la felicità a tutti i costi, la bellezza a tutti i costi, il successo a tutti i costi, e questa cosa purtroppo ci ha portato piano piano e ha portato l'uomo, l'essere umano, piano piano a rinnegare, a allontanare
tutte quelle che sono le proprie fragilità, no? Di averne paura, di non volerle mostrare, di farle, no? Schiacciarle in fondo a noi stessi, creando poi forse un nodo in realtà molto più grande, un problema molto più grande, perché poi noi esseri umani siamo fatti di tutte queste cose, anche delle nostre ombre, anche delle nostre difficoltà, anche della nostra testardaggine, anche del fatto di reiterare nell'errore, anche nell'essere incoerenti, nello sbagliare, nel dire la cosa sbagliata e così via, e nell'avere paura alle volte, che è molto importante, l'abbiamo imparato tanto, credo, in questi anni, quanto sia importante poi ritrovare noi stessi, la nostra microdimensione, non solo il nostro superio. E quindi Indifesi per me era molto molto importante, era un messaggio che volevo mandare fuori da me. È qualche cosa che io ho capito, no? E ho capito che voglio portare la mia vita e la mia arte e tutto quello che faccio in una dimensione molto più legata appunto a questa fragilità, nel rispetto di queste fragilità, quindi nella delicatezza, nella gentilezza. Questa è la strada che voglio percorrere, e che poi è l'altra faccia della medaglia, di una grande forza, credo. Tante persone, tanti personaggi storici hanno dimostrato che con una grande gentilezza e con una grande delicatezza sono riusciti a cambiare le sorti di questo mondo. Quindi questo è quello che abbiamo fatto fino adesso. Adesso c'è un progetto molto bello per un brano, diciamo, nuovo, che non posso raccontare proprio ancora tanto, ma che sarà qualcosa di cui racconterò molto presto. Bene. E sono molto felice, e cerchiamo di suonare, di portare questo disco il più possibile alle persone, nella verità dei live. Allora, abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato di temi profondi, un po' più leggeri. Adesso però i nostri amici in questa release of the day vogliono proprio sentirti. Tu ci hai regalato un bel vidiarello, come si dice, ok? Allora, a te l'onore di presentarlo e ce lo gustiamo insieme in diretta. Allora, cari amici, ci guardiamo una versione live del brano Indifesi, dove sono accompagnata dal mio chitarrista, che si chiama Matteo Iarlori, e siamo in una location molto particolare. Benissimo, a voi. Prima di perdere te, ho perso il sonno, le chiavi di casa, la ragione che porta ragione e poi fa un errore. Ho perso le inutili attese, le ore, i pensieri aggrappati alla schiena, il dolore che trova conforto solo quando è passato. Lascia che il giorno ci trovi stremati, tremanti, affannati, indifesi. Lascia che la notte ci trovi abbracciati, stanchi, affamati, infiniti. Il bottone, anche il filo che tiene i discorsi che non ti ho mai fatto, il treno che passa una volta non va in nessun posto, senza nessuna paura affonda le mani e spostami il cuore. Si può costruire una casa anche in un posto sbagliato.